questo momento per aprire una finestra su quello che può sembrare il futuro della sanità, ma per molti aspetti è il presente, è esattamente il panorama verso il quale ci stiamo muovendo. In primo luogo è stato ricordato, ed è noto a tutti, che la nostra popolazione, in quanto mondo occidentale e in particolare in Italia, sta progressivamente invecchiando. Felicemente invecchiando, l'aspettativa di vita di tutti noi è aumentata di diversi fattori rispetto a quando l'Italia è diventata un paese. E questo ha come conseguenza immediata che il modello di assistenza al quale noi siamo stati abituati negli ultimi decenni comincia ad andare in crisi, perché ovviamente si tratta di trattare per più tempo un determinato numero di persone rispetto a prima. Mentre questo ovviamente diventa un problema di ordine economico. Il secondo elemento di una tempesta perfetta che si sta per realizzare in ambito medicale, lo ricordavamo prima, è il fatto che i pazienti progressivamente stanno cercando informazioni in internet sul loro stato di salute, a proposito e a sproposito. Esistono delle fonti qualificate che sono in grado di dare informazioni attendibili ed esistono fonti che non sono qualificate, e questo genera inefficienza nel sistema informativo, genera confusione, genera il fatto che il paziente possa andare dal medico e dire: io ho questa cosa qui, aspetta, il medico sono io, probabilmente lo dico io se ce l'hai oppure no. Oppure, come si diceva, uscire dalla visita medica e andare a verificare che cosa il medico ti ha detto e magari ritornare con un'altra opinione. D'altro canto, bisogna ricordare anche che il processo di acquisizione di informazioni che i pazienti stanno facendo è percorso anche da parte dei medici, i quali progressivamente stanno trovando sempre più conveniente, avendo ovviamente maggior coscienza di quelle che sono le fonti qualificate o meno qualificate, stanno andando a cercare informazioni su internet rispetto alla propria professione. Dunque internet è un fattore sociale dirompente che affligge e interessa sia i pazienti che i medici. E se ricollegate questo fattore a quello che vi dicevo prima, che la nostra popolazione sta diventando sempre più anziana e che tra 20 anni la generazione che in questo momento ha tra i 40 e i 50 anni sarà nativamente digitale, quindi considererà andare a trovare informazioni in internet non come l'eccezione ma come la norma, capite bene che l'incrocio di questi due fattori porterà la classe medica, come si diceva giustamente, a dover affrontare un percorso di gestione delle informazioni con i propri pazienti, altrimenti non si riuscirà più ad avere un rapporto medico-paziente che sia non solo adeguato alle aspettative ma anche appropriato da un punto di vista medico. Se tutto va bene, quindi, entrambi questi fattori porteranno sia il medico che il paziente ad avere un rapporto che sia di mutua comprensione e di partnership piuttosto che di imposizione o di non conoscenza rispetto alle proprie condizioni. L'altro elemento della tempesta perfetta che sta per investire la sanità è costituito dagli avanzamenti tecnologici. Per chi non avesse familiarità con questo tipo di device, questa è una pillola che contiene una telecamera che viene utilizzata per effettuare una endoscopia. Io non vado più a farmi l'endoscopia, non mi faccio più infilare un tubo nel tubo digerente per andare a vedere qual è la mia condizione, ma ingoio questa e questa, procedendo naturalmente nel mio cavo digerente, scatta immagini le quali poi ovviamente, una volta espulsa la telecamera, vengono recuperate e vengono gestite da parte del medico. Questo è un avanzamento tecnologico che è già presente e che rivoluziona un'intera branca della medicina. Noi siamo abituati, secondo aspetto, a vedere i chirurghi con le mani sul paziente. Questo è un robot operatorio che per la prima volta mette in condizione il chirurgo di
non avere più le mani sul paziente, ma di operare non più in piedi davanti al paziente, ma seduto ad una postazione, la quale è attrezzata con uno schermo collegato alla telecamera che per via endoscopica viene immessa nel paziente, e lui è in grado, attraverso gli strumenti endoscopici manovrati con quelli che sono a tutti gli effetti dei joystick, di operare come se avesse le mani sul paziente. Ed è un cambiamento di paradigma assolutamente importante. Se vogliamo spingerci verso quella che può sembrare fantascienza, ma vi assicuro che ci sono persone in questo momento nel mondo che stanno andando in questa direzione, quello è un globulo rosso. Stiamo andando in una direzione in cui ci sono ricercatori che stanno sviluppando robot di dimensioni nanoscopiche, i quali avranno la funzione di andare a colpire, ad esempio, specificamente delle cellule tumorali, o di immettere direttamente all'interno delle cellule farmaci citotossici, parlo sempre dei tumori, in maniera tale che solo quelle cellule, solamente quelle, vengano colpite e che i citotossici non vadano a interessare tutti gli altri tessuti. Andiamo sempre di più verso la medicina personalizzata, vale a dire una condizione nella quale, a partire dall'esame del nostro DNA, noi siamo in grado di prevedere qual è la probabilità, e attenzione, non la certezza, ma la probabilità di avere nel corso della nostra vita una determinata patologia, e mettere in piedi dei farmaci che non sono più testati su un largo spettro di persone e poi adattati al nostro organismo, ma che sono concepiti e prodotti esattamente per noi ed esattamente per la nostra tipologia molecolare. Come ovvio, tutto questo ha un costo, e le risorse a disposizione della sanità per stare dietro a questi costi ovviamente non sono enormi. Questo è l'andamento previsto con dati della Corte dei Conti della spesa sanitaria fino al 2060. Io, diciamo, prendo questa curva un grano salis vista la condizione attuale, ma in realtà, se noi vogliamo andare verso questo tipo di tecnologie, è necessario trovare delle risorse che in questo momento apparentemente non ci sono. Quindi, in sintesi, tre fattori. Abbiamo una popolazione che invecchia e diventa sempre più consapevole. La ricerca tecnologica ci offre delle nuove tecnologie che rivoluzionano i paradigmi ai quali siamo stati abituati, ma che hanno un costo. La riduzione delle risorse di spesa ci richiedono, per poter usufruire di questi due fattori, di andare verso una maggiore efficienza del sistema generale. Ma definiamo che cos'è efficienza. Molti anni fa io ho cominciato la mia carriera come informatore ospedaliero, e in una farmacia di un ospedale che non citerò per carità di patria c'era appeso questo cartello. Si parlava già allora di riduzione di costi in sanità, e il direttore di quella farmacia, frustrato dalla necessità di tagliare costi, disse: se l'efficienza corrispondesse alla sola riduzione dei costi, il massimo dell'efficienza corrisponderebbe con il non far nulla, che è un costo minimo. Quindi l'efficienza non può essere semplicemente andare a ridurre dei costi. Piuttosto l'efficienza economica, se noi andiamo a ricercarne una definizione, è la capacità da parte dei gestori politici e manageriali delle nostre ASL di allocare le risorse in maniera disproporzionata per andare ad impiegarle correttamente dove servono, andando nel contempo a togliere queste risorse nei posti dove non servono. E attenzione che ridurre i costi non vuol dire necessariamente chiudere strutture, ma può voler dire semplicemente andare a studiare i flussi di lavoro o andare a semplificare i flussi di lavoro in maniera tale da generare una maggiore efficienza operativa, la quale si riduce automaticamente in riduzione di costi, liberazione di risorse che possono essere reimpiegate altrove. E in questo senso vorrei affrontare l'e-business come generatore di efficienza.
comparto del business in Italia, come in altri paesi del mondo, è in rapidissima crescita negli ultimi anni. Non solamente, come ci aspettiamo, nei settori commerciali più comuni, come i libri, la musica o l'editoria o i centri commerciali online, ma anche nel settore salute e bellezza. Settore salute e bellezza, il quale ovviamente contiene purtroppo anche le cose di cui si parlava prima, quindi l'incauto acquisto di farmaci. Qui diamo solamente un dato di quello che gli utenti stanno facendo autonomamente, rispettivamente dal fatto che sia appropriato o no. Questo grafico ci dà un dato secondo il quale la popolazione italiana sempre di più si affida a internet come mezzo di procurarsi non solo informazioni, ma anche beni e servizi. E se noi andiamo ad esaminare quale sia il tasso di crescita di tutte queste tendenze, vediamo che salute e bellezza è uno di quelli che cresce maggiormente negli ultimi anni. Se noi vogliamo utilizzare l'e-business come generatore di efficienza, dobbiamo esaminare i fattori su quali il business va ad incidere. Innanzitutto, andando a comprendere che il business agisce sulla capacità di gestire economie sulle quantità ordinate. La gestione tradizionale delle transazioni commerciali prevede che queste siano dipendenti dal volume, dal numero assoluto delle transazioni stesse. Poche transazioni costano di più di molte transazioni. Nell'e-business invece il costo per singola transazione è assolutamente piatto. Questo ha come fattore aggiuntivo per la pianificazione manageriale il vantaggio di poter pianificare adeguatamente le risorse, perché io so in partenza che il costo associato alla singola transazione non sarà variabile a seconda di quanto ordino, ma sarà fisso, e di fatto io pagherò solo e solamente per il prodotto o il servizio che vado ad utilizzare. Lo si accennava prima, un altro fattore importante di errore e di generazione di efficienza nei processi di acquisto è quello della inaccuratezza. L'ordine trascritto male, il foglio perso, la necessità di spendere tempo per andare a vedere quel foglio dove è finito, oppure quell'errore dove si è generato. Un sistema di business ha come capacità quella di garantire l'accuratezza delle transizioni, perché l'interpretazione di queste transizioni è univoca, in quanto i moduli che sono associati alle transizioni sono standard. Quindi io come utente, una volta che ho preso il sistema, vengo, il sistema mi presenta esattamente quel processo ogni volta, e io semplicemente ho la necessità di confermare senza dover io intervenire a modificare i parametri. E dicevamo che in più andiamo ad effettuare una economizzazione di quelli che sono i costi diretti. Quando noi effettuiamo una transazione commerciale qualsiasi, l'utente finale paga non solo il prezzo del prodotto o del servizio, ma anche quella quota di infrastruttura, sia infrastruttura fisica di gestione degli ordini che infrastruttura logistica, che il venditore deve affrontare nel momento in cui mi deve portare il prodotto o il servizio. L'e-business genera efficienza anche in questo caso, in quanto fa in modo che il compratore possa pagare solamente il prodotto e il servizio e non i costi associati. Un altro vantaggio, e se ne parlava prima, di questo sistema è la capacità e la possibilità di non avere più la necessità di fare una gestione di inventario. Io non devo più preoccuparmi quando la scorta si sta esaurendo, oppure non ho bisogno di ricalcolare nel caso in cui in una gestione ospedaliera ci sia un improvviso aumento e inaspettato aumento degli interventi, quando le risposte finiranno, perché il sistema automaticamente lo ricalcola e lo fa per me e mi dà l'informazione che mi serve, quindi la necessità di ordinare in quel momento. Affrontate quelle che sono le caratteristiche del business, passiamo ad alcuni miti da sfatare.
Il primo mito da sfatare è che la qualità e l'origine di un farmaco, di un medical device acquistato o gestito da un sistema di e-commerce non è sicura. In realtà, tra un sistema di business e un sistema tradizionale non c'è alcuna differenza, perché entrambi sono canali commerciali. Quello che dà l'affidabilità della transazione è la qualità di base dell'azienda che adotta il sistema tradizionale o di business. Quindi il canale, l'e-commerce, non è responsabile di eventuali mancanze di qualità. Il secondo mito è quello che la gestione di un sistema di e-commerce non è trasparente, particolarmente rispetto ai criteri di acquisto e all'efficienza della logistica. In realtà, come abbiamo detto, come abbiamo accennato, i sistemi di e-commerce permettono il tracciamento in tempo reale di tutto quello che abbiamo ordinato e consentono, in quanto generano efficienza sui tempi di attesa di una fase all'altra dall'ordine al delivery, di economizzare i costi di logistica. Il terzo mito è che utilizzando un sistema di e-commerce i medici e gli operatori sanitari in genere perdono il controllo degli ordini, non sanno più che cosa sta arrivando, quando e perché. In realtà la natura stessa del sistema di e-commerce, secondo i parametri che dicevamo prima, consente al medico di avere una programmazione attenta, non solo, ma un monitoraggio in tempo reale di dove sono le scorte, come si stanno adattando al variare del numero di interventi e quando avrò la possibilità di avere quel determinato materiale e di utilizzare il proprio tempo in maniera più efficiente, andando a programmare gli interventi, ad esempio in ospedale, in maniera efficiente. Il quarto mito è che i sistemi di e-commerce abbiano dei costi nascosti che facciano lievitare il costo complessivo della transazione. In realtà, come dicevamo prima, i costi individuali per transazione sono bassi e piatti, non sono dipendenti dal volume delle transazioni. Quindi, di fatto, l'e-commerce è più economico di un sistema tradizionale. Concludo questo breve excursus portandovi due esempi di vita reale per farvi vedere come le cose stanno effettivamente funzionando. Questo è un sito di General Electric dedicato al loro ecografo portatile, sempre parlando di tecnologia. Siamo abituati a vedere gli ecografi come strumenti che occupano un determinato spazio e che hanno la necessità per essere usati che il paziente vada allo strumento. Questo è uno strumento portatile che ha esattamente queste dimensioni. Il medico se lo mette nel taschino e va in giro per l'ospedale a fare ecografie. In più, nel momento in cui io mi trovo in una situazione di emergenza, non devo prendere il paziente, portarlo su all'ecografia e vedere che cosa sta succedendo, ho l'ecografo con me e gliela faccio sul posto. Il sistema di business associato a questo strumento è particolarmente interessante perché non solamente gestisce tutte le transazioni commerciali, ma gestisce la formazione, gestisce la logistica e in tempo reale consente di accedere alla rete di ingegneri di cui parlavamo prima, che in tempo reale possono dare sia un parere a distanza su quello che sta succedendo o sulle modalità di utilizzo dello strumento, ma anche la possibilità di convocare l'ingegnere in tempo reale e capire qual è il più vicino, capire in quanto tempo può essere. Lo stesso tipo di modello è stato implementato da Niamed, la quale ha, attraverso la propria piattaforma di e-commerce, la possibilità di fare supporto tecnico a distanza e utilizzare i sistemi di gestione del magazzino in maniera tale da efficientare i processi degli utenti finali. Quindi, in conclusione, tre punti. Abbiamo detto che la sanità viene interessata dalle tecnologie di rete e viene colpita dal fatto che la popolazione diventa sempre più anziana ed informata. Abbiamo detto che abbiamo risorse limitate, ma abbiamo detto che semplicemente andando ad allocare queste risorse, a gestirle in maniera
appropriata attraverso una gestione intelligente dei processi, possiamo liberare risorse che vengono utilmente impiegate nell'efficientamento dell'azienda stessa. Vi ringrazio. Grazie al professor Pinato Chiaro, quindi certamente maggior chiarezza sull'e-commerce come strumento di efficientamento del sistema. Ci ha raggiunto il consigliere regionale Fabio De Lillo, membro della Commissione Sanità della Regione Lazio, se puoi accomodarti qui tra noi. E passerei ora la parola alla dottoressa Gabriella.